consueto scambio degli auguri in prefettura varese a una settimana dal Natale. Dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti, il prefetto Pasquariello nel suo saluto ha citato il discorso alla città dell'arcivescovo di Milano Delpini, sottolineando gli importanti rapporti istituzionali sul territorio. Noi ci facciamo avanti e diciamo alle città e a tutta la nostra terra: potete contare su di noi, saremo seminatori di fiducia. Io conto su di voi, voi contate su di me, siamo incamminati in un percorso che ci vede impegnati per il bene comune, per il bene di questa terra. Vi auguro con tutto il cuore un sereno Santo Natale e sono sicuro che anche nel 2024 lavoreremo insieme nell'interesse generale e per il bene di questa provincia. Presenti a Villa Recalcati rappresentanti delle istituzioni, dai parlamentari ai consiglieri regionali fino ai sindaci, quindi le forze dell'ordine, il mondo della sanità, della chiesa, la stampa e le associazioni. Per il prefetto un momento di bilancio sulle questioni più importanti affrontate quest'anno. Abbiamo portato avanti una serie di temi, a cominciare dalla sicurezza della nostra provincia dal punto di vista dell'ordine pubblico, la sicurezza dell'incolumità pubblica, quindi protezione civile, e soprattutto poi la sicurezza sui luoghi di lavoro. Io sono molto grato alle istituzioni, ai sindacati, alle associazioni dei datori di lavoro che fanno parte di 3 tavoli tematici in prefettura. Quindi un tema di cui si è occupato fin dal suo insediamento a Varese, il disagio giovanile. Quello che rischiamo è veramente mortificante. Non si può pensare che il 60% dei giovani intervistati ci dice che, ove ne avesse la possibilità, andrebbe fuori dall'Italia. È qualcosa che non si può sentire, così come non possiamo sentire che c'è il 20% di NEET, cioè di ragazzi che non si formano, che non lavorano e che non studiano.